Casabella 931, marzo 2022. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Io mi chiamo Luca, sono architetto e in questa serie di video vi porto a scoprire i progetti di architettura più interessanti pubblicati dalle riviste. Per questo motivo ho scelto Casabella, famosissimo mensile di architettura fondato nel 1928, che ogni mese sfoglio con voi commentando i progetti, raccontando qualche aneddoto e svelando i retroscena degli studi di architettura che hanno progettato questi meravigliosi edifici. Insomma, ci divertiamo. Questo numero, preparatevi, ci piacerà molto perché l'ho già un po' guardato e contiene dei progetti straordinari. Per chi fosse nuovo, le regole sono molto semplici. Se ti piace questo video, metti un like, iscriviti al canale se non lo hai già fatto, ma soprattutto ti aspetto qua giù nei commenti del video dove mi farai sapere quale tra i progetti che scopriremo in questo numero di Casabella è quello che ti piace di più. Ora siamo pronti a iniziare. Andiamo! Il primo progetto di questo numero di Casabella è davvero incredibile. Si tratta del museo Narbovia, progettato dallo studio Foster & Partners a Narbonne, in Francia, tra il 2015 e il 2021. Questo museo documenta l'antichissima storia di Narbonne, fondata dai Romani nel 118 a.C. La città si trovava praticamente nel punto di intersezione tra la via Domitia e la via Aquitania. Una congiungeva Roma alla Spagna, l'altra portava all'Atlantico. Oltre che essere quindi un luogo di grande passaggio, nel corso dei secoli la città è stata occupata dai Visigoti, dai Saraceni e dai Franchi. Da qui nasce e si stratifica l'enorme quantità di reperti archeologici che animano il museo progettato da Foster & Partners. Museo che si trova su un podio ribassato e che si sviluppa a partire da una pianta rettangolare di 91 metri per 86. È un edificio estremamente orizzontale, che si presenta come un'architettura elegante, monumentale. Come è facile immaginare, all'interno trovano spazio diverse funzioni, tra cui gallerie per mostre permanenti e temporanee, un auditorio, una biblioteca e diverse altre funzioni. Il cuore del museo però è il cosiddetto muro lapidario, cioè un'imponente scaffalatura metallica posizionata nel cuore del museo. La scaffalatura è lunga 70 metri e alta 10 e di fatto separa le gallerie pubbliche dagli spazi di restauro più privati. Sui ripiani della scaffalatura si trovano i reperti e i visitatori possono intravedere il lavoro dei restauratori, già questo molto interessante. Ma soprattutto, questa parete è di fatto un'esposizione flessibile, in cui i visitatori, utilizzando gli schermi posti davanti alla scaffalatura, possono riconfigurare e modificare l'assetto dei reperti. Fantastico! In generale, l'edificio è composto da grandi muri portanti costruiti in malta di cemento pressata con ridotte quantità d'acqua e aggregati fini che danno quella varietà cromatica orizzontale. I muri sono elementi materici, vivi e riescono a richiamare perfettamente la natura archeologica del museo. Su queste pareti portanti appoggiano direttamente le grandi travi in cemento armato prefabbricato che costituiscono parte del sistema di copertura. Le travi, a loro volta, sostengono i travetti dell'orditura secondaria e insieme formano gli ampi sporti della copertura, che sono forse l'elemento architettonico più caratteristico dell'esterno dell'edificio. Ci sarebbe moltissimo altro da dire su questa architettura. Si potrebbe parlare a lungo dei ridotti consumi energetici che vanta, di come sia stato progettato il paesaggio attorno all'edificio, che riesce a richiamare sia i giardini alla francese che i cortili romani. Tra tutti, credo meriti due parole lo studio Foster & Partners con base a Londra, che si conferma anche qui uno degli studi di architettura più solidi e rilevanti al mondo. Non solo per questo progetto che abbiamo già avuto modo di ammirare, ma anche per come lo presenta e lo comunica sul suo sito. Ovviamente ci sono immagini, un testo di spiegazione, tutti i dati dimensionali del progetto, ma anche due video che raccontano l'edificio e soprattutto la possibilità di fare un fantastico tour virtuale del museo attraverso una sequenza di fotografie a 360 gradi. Vi lascio in descrizione del video il link per andare a darci un'occhiata. Merita. Nel progetto successivo ci spostiamo a Ginevra e scopriamo il nuovo teatro della commedia progettato dallo studio francese Fresh. Studio Fresh che vince il concorso internazionale di progettazione bandito dal Comune di Ginevra nel 2009 e si aggiudica quindi la progettazione del nuovo teatro che si trova nell'area dell'ex stazione ferroviaria. Questo edificio in realtà sembra più un edificio industriale e in qualche modo assume la forma di una fabbrica dello spettacolo, dotato di tante altre funzioni oltre a due sale, una da 500 posti e l'altra da 200, con diversi spazi attorno molto flessibili. Lo stesso assetto delle sale peraltro può variare, grazie a gradonate a scomparse e palcoscenici modulari in grado di essere impacchettati o estesi a seconda delle necessità.
Tutti gli interni, devo dire, si presentano come spazi abbastanza flessibili e sempre molto curati nei dettagli, nei materiali e nei colori, come raccontato molto bene da queste fotografie. Questa architettura in generale si caratterizza per le vetrate in continuità sui lati lunghi, che sono fonte di grande trasparenza e mettono quasi in continuità la strada e i percorsi esterni con lo spazio interno. Un altro aspetto interessante è che tutte le facciate dell'edificio sono costruite a partire dallo stesso modulo di 270x110 cm, che viene declinato in diversi modi. Nelle parti laterali, ad esempio, è un rivestimento cieco, mentre quando la facciata è trasparente si trasforma nel passo che scandisce proprio il ritmo delle vetrate. I progettisti riguardo a questo teatro hanno affermato che l'obiettivo del progetto è creare un luogo sempre più conviviale, vivo, plurale e dinamico, dove le persone possono lavorare quotidianamente alla creazione della produzione finale. L'intento del teatro è quindi quello di rileggere, in modo innovativo, i classici spazi del teatro e da questo punto di vista mi sembra che l'obiettivo sia decisamente stato raggiunto. A proposito dei progettisti, ho scoperto che sono due architetti francesi abbastanza giovani che si sono lanciati nel mondo dell'architettura vincendo la 7ª edizione dell'Europan, un concorso molto famoso destinato ai giovani architetti, e si sono ulteriormente affermati vincendo proprio il concorso per il teatro che abbiamo visto. Sono andato a fare un giro sul loro sito, ho trovato dei bei progetti, stanno lavorando bene e secondo me ne risentiremo a parlare. Se vi interessa dare un'occhiata anche allo studio Fresh, come sempre trovate il link in descrizione. Il terzo progetto che scopriamo è finalmente un progetto italiano. E che progetto? Si tratta della Biblioteca Civica di Bressanone, ad opera dello studio Carlana Mezzalira Pentimalli. La biblioteca è frutto di un concorso vinto dallo studio nel 2010, appena dopo aver aperto il loro ufficio. Credo fosse il secondo concorso a cui partecipavano e grazie a un'ottima intuizione progettuale arriva subito la vittoria. Il bando consisteva nel progetto di ampliamento della biblioteca che doveva recuperare due edifici storici, creando anche un nuovo volume in ampliamento. Il processo progettuale però si ferma per quasi 9 anni e il cantiere riprende soltanto nel 2019. Nel frattempo, 4 anni dopo il primo concorso, nel 2014, lo studio Carlana Mezzalira Pentimalli si aggiudica un altro concorso di progettazione sempre a Bressanone. Questo per la progettazione della nuova scuola di musica. Sono sicuro che abbiate visto quel progetto, anche perché è stato pubblicato proprio da Casabella nel maggio del 2021. Era quell'interessantissimo edificio in calcestruzzo pigmentato di rosso. Eccolo qui. La scuola di musica e la nuova biblioteca civica non si assomigliano formalmente, ma sono progettate con la stessa cura nelle scelte compositive, nei materiali e soprattutto sono entrambi edifici molto urbani, nati a partire da una profonda comprensione del contesto circostante. Molto interessante vedere come lo stesso metodo progettuale abbia portato due esiti così diversi. Sia la scuola di musica che la biblioteca hanno una forte vocazione pubblica, nel senso che interpretano soprattutto lo spazio a terra come luogo di incontro, di relazione e anche di passaggio. Entrambi gli edifici svolgono molto bene la funzione di collegamento tra parti di città. Nella biblioteca che stiamo vedendo in particolare, il piano terra sembra quasi un esterno, e questo mi sembra un aspetto molto interessante dal punto di vista proprio della città e del rapporto con il contesto. La biblioteca, così come la scuola di musica, hanno diversi contenuti che vanno oltre all'assetto urbano e si manifestano nel linguaggio architettonico e nell'uso dei materiali. La biblioteca infatti ha muri esterni con un intonaco grezzo che richiama quello degli edifici tradizionali e grandi finestre, decisamente contemporanee, che però sono posizionate sul filo esterno della muratura, in un modo che, secondo i progettisti, rievocano gli erker dei classici edifici nordici. Questi due progetti, ad opera dei bravissimi Carlana, Mezzalira e Pentimalli, ci ricordano anche di come ad oggi l'Alto Adige sia uno dei luoghi in cui stanno sorgendo alcune tra le architetture più interessanti in Italia, un contesto che sta diventando un riferimento culturale e che sembra essere illuminato e lungimirante, sia sulle nuove costruzioni che nell'ambito degli interventi sul costruito in cui il contemporaneo diventa elemento che riqualifica l'antico. Non capita dappertutto in Italia ed è sicuramente qualcosa su cui riflettere. Il prossimo progetto di questo numero di Casabella è un progetto sperimentale, e direi non una sperimentazione da poco. Siamo infatti davanti al primo edificio al mondo in terra precompressa. Si tratta della Clean Tower, un esperimento progettuale sui materiali da costruzione, in questo caso sul Pisé, un particolare modo di costruire in terra battuta tradizionalmente diffuso in Europa centrale. In ogni caso, qui si tratta del lavoro dell'architetto Rogert Boltschauser, che assieme a una squadra di studenti universitari, manodopera e aziende, ha dato vita a questo esperimento nella località di Cham. Proprio qui, peraltro, si trova l'unica fornace artigianale rimasta intatta nella Svizzera tedesca. La funzione di questo edificio è quella di un padiglione per il Cham Brickworks Museum, concretizzato in una torre panoramica con all'interno uno spazio espositivo e annesso un forno per la cottura dei mattoni.
La torre è di fatto realizzata in argilla nella sua forma cruda e mostra uno sviluppo contemporaneo del metodo arcaico di costruzione in terra battuta. La singolarità degli elementi precompressi è data dalla modularità dei loro supporti e dalla scelta progettuale di non riempire i giunti tra i blocchi, che qui rimangono a vista e diventano il tema di questa architettura. In poche parole, l'edificio è composto da 91 blocchi di terra precompressa, che vengono tenuti insieme e ulteriormente stabilizzati da un sistema di tiranti in acciaio disposti sul perimetro. È davvero ben riuscito il contrasto tra la solidità delle pareti e la leggerezza dei tiranti metallici. Tutto l'intervento è stato ben documentato da fotografie e dallo splendido video che stiamo vedendo. L'edificio sarà anche monitorato da qui in avanti, essendo pensato per una vita di 10 anni, dopo i quali sarà completamente smontato e ogni sua parte verrà riutilizzata. Le potenzialità di questo studio, se ci pensiamo, sono enormi. Se questo metodo costruttivo potesse in qualche modo confermarsi e soprattutto evolversi, si sarebbe trovato un modo davvero eccellente di utilizzare una risorsa come la terra, che spesso viene scartata anche solo in fase di scavo. Vedremo che esiti avrà questo esperimento. Per scoprire il prossimo progetto dobbiamo spostarci praticamente dall'altra parte del mondo. Si va in Australia. Sembra lontanissimo, eppure anche qui troveremo un bel pezzo di Italia. Siamo a Melbourne, precisamente nei giardini Queen Victoria Gardens, dove vediamo l'Em Pavilion del 2021. In questo luogo dal 2014 ogni primavera sorge un nuovo padiglione temporaneo per ospitare attività sociali e culturali. Di questa bella iniziativa si era già parlato nel numero di Casabella di gennaio del 2020. Qui veniva presentata l'idea generale dell'Em Pavilion, nata da Naomi Milgrom, una famosa imprenditrice australiana che attraverso la sua fondazione sostiene iniziative nei campi delle arti e dell'architettura. In queste pagine erano raccolti i padiglioni progettati dal 2014 al 2020 e, come vediamo, praticamente tutti sono progettati da grandi nomi dell'architettura contemporanea. Ogni anno i padiglioni vengono smontati e donati a istituzioni locali che potranno riutilizzarli. Il padiglione del 2021 è progettato dallo studio veneziano Map Studio, che disegna il padiglione come un totem permeabile e aperto. Strutturalmente il padiglione è sostenuto da 4 pilastri in cemento armato prefabbricato, disegnati a forma di U, con i bordi smussati e orientati secondo i punti cardinali, aprendosi così in ogni direzione. Questi elementi organizzano lo spazio terra e sono anche delle sedute. Sopra i pilastri strutturali prende corpo il resto del padiglione, composto da una struttura reticolare in acciaio in profili tubolari zincati e verniciati. Questo reticolo metallico sostiene a sua volta un insieme di pannelli di alluminio che sono il vero elemento catalizzatore di questa architettura. Il padiglione, infatti, è stato chiamato light catcher, catturatore di luce, anche per via di questi pannelli di alluminio con finitura a specchio, che sembrano proprio catturare e riflettere la luce naturale, come un grande caleidoscopio. Per i progettisti, il significato di questo padiglione è duplice. Da una parte è un faro urbano che richiama le persone e le raduna, le avvicina e questo è inteso come segno di speranza per il futuro. Dall'altra parte, il padiglione è una sorta di avvenimento, non più un rifugio nella natura, come erano i padiglioni precedenti, ma un amplificatore delle attività umane dentro la natura. Attività umane sempre più consapevoli e attente alle fragilità della natura e per questo pronte a rispettarla. La grande cura con cui è stato studiato il padiglione, soprattutto il suo sistema costruttivo, ha reso possibile il suo completo montaggio in soli 5 giorni lavorativi. Ma andiamo avanti! Il prossimo progetto ci porta a conoscere una splendida architettura progettata dall'architetto vincitore dell'ultimo Pritzker. Sto parlando ovviamente di Francis Carré. Ci sarebbero davvero moltissime cose da dire e da raccontare su Carré, ed è esattamente quello che ho provato a fare in un video che ho pubblicato qui sul mio canale poco tempo fa, in cui racconto la sua storia. Per chi si fosse perso il video, lo metto tra i video suggeriti. L'edificio che vediamo oggi è il Lion Campus, un campus per la ricerca e l'incubazione di nuove imprese promosso da una onlus tedesca che si chiama Learning Lions. In questo luogo i migliori studenti del Kenya possono formarsi e testare i primi progetti imprenditoriali, soprattutto in ambito tecnologico e di comunicazione. Il progetto è un insediamento aperto con 3 corpi di fabbrica principali che si adattano al pendio su cui sorgono. Questi volumi di 2 piani fuori terra sono raccordati tra di loro da un sistema di scale e rampe esterne che definiscono gli spazi aperti. Gli edifici sono in pietra di cava locale, intonacati a gesso di un magnifico color terra. La loro caratteristica principale è il camino di ventilazione, un elemento molto particolare che fuoriesce dal volume squadrato e si innalza verso il cielo.
Ovviamente questi camini sono stati pensati con una funzione ben precisa, ed è quella di attivare un naturale flusso di circolazione interna per risucchiare il calore interno delle aule. Anche in questo caso il progetto si dimostra estremamente adeguato al contesto in cui sorge. Poi, come sempre, bisogna citare quella straordinaria capacità di Francis Queré di coinvolgere e attivare le comunità locali, soprattutto quando si tratta di iniziative di questo tipo. Anche questo intervento infatti è stato possibile grazie al contributo attivo della popolazione locale. Per l'ultimo progetto di questo numero di Casabella restiamo in Africa, ma ci spostiamo in Senegal. Siamo a Tambacounda, dove scopriamo l'ampliamento dell'ospedale pediatrico ad opera di Manuel Hertz, architetto che ha offerto gratuitamente il suo progetto per ampliare il vecchio e ormai fatiscente ospedale della città. Come nel caso precedente, anche qui lo sforzo della comunità locale, unito ai finanziamenti di un paio di fondazioni no profit, hanno reso possibile questo semplice ma essenziale edificio che ogni anno offre assistenza sanitaria a oltre 20.000 pazienti. Dell'edificio colpisce la forma, una sorta di S formata da due semicirconferenze raccordate, che si snoda come un serpente tra gli edifici esistenti. Il corpo di fabbrica è alto due piani e ha una profondità di soli 7 metri che in parte aiuta la distribuzione interna e in parte favorisce la ventilazione naturale passante. L'altro elemento molto particolare del progetto è la copertura, formata da una sequenza di volte in cemento e lamiera ondulata che assecondano perfettamente l'andamento curvo dell'edificio. I muri esterni infine sono in mattoni traforati realizzati a mano, che assumono la forma di una gelosia in corrispondenza delle aperture. Anche questa scelta è mossa da necessità bioclimatiche e contribuisce a mantenere la ventilazione interna. Questa tecnica costruttiva è nota con il nome di Mashrabia, un tradizionale modo di costruire edifici in Senegal. Questa architettura infatti riesce molto bene a unire tradizione e innovazione, e l'equilibrio di queste due componenti probabilmente è la ragione della buona riuscita dell'edificio. E questo era l'ultimo progetto del numero 931 di Casabella. A differenza del precedente numero, in questo caso i progetti non erano legati da un tema comune, anche se possiamo comunque fare qualche considerazione finale su quanto abbiamo visto oggi. Lo scorso video, se vi ricordate, abbiamo ragionato di cura e audacia, due elementi molto importanti per qualsiasi buona architettura, ma soprattutto per i progetti londinesi del precedente numero di Casabella. Dai progetti visti oggi, che sono decisamente diversi per tipologia e per dimensione, credo che emerga un nuovo aspetto altrettanto interessante. Sto parlando della sperimentazione. Ognuno dei progetti qui riportati, indipendentemente dal luogo in cui sorge, dalla funzione che ha, ha una certa forza che è data dalla sua carica sperimentale. Che sia un nuovo modo di vivere un teatro o un museo, che sia un sistema costruttivo o un modo di rileggere lo spazio esistente di una città, tutti i progetti che abbiamo visto sono ottimi esempi di sperimentazione. Non perché inventino qualcosa dal nulla, ma perché provano a trovare un nuovo assetto, una nuova combinazione di elementi e di fattori che in realtà esistono già. Questo tipo di sperimentazione forse è più che altro un approccio al progetto e credo che sia alla base delle ottime architetture che abbiamo visto qui. In generale, mi sento di dire che se sperimentare significa cercare di spingersi sempre un passo oltre rispetto a quanto già fatto, allora è un passaggio fondamentale per qualsiasi buona architettura. Mi rendo perfettamente conto che non sia sempre possibile sperimentare. Ci vogliono le condizioni giuste e ovviamente anche la capacità per farlo, ma secondo me l'intento dovrebbe esserci sempre. Anche perché, si sa, non tutti gli esperimenti vengono bene al primo tentativo, ma l'approccio sperimentale, il processo sperimentale, da qualche parte conduce sempre. Anche per oggi è tutto. Il bellissimo numero 931 di Casabella ci ha raccontato un sacco di cose interessanti e io vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Come sempre, se vi è piaciuto il video, un like, un commento qui sotto e iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!